Sandrone, ciao Sandrone. Ciao Sandrone, Sandrone. Ciao, buonasera. Scusa, mi fai vedere cosa stai leggendo? Quella, la diletta. La diletta. Sto cercando di dilettarmi. E ci piacerebbe sapere come hai passato le vacanze. Quello sì. Le ho passate così così, le vacanze sono state uno stillicidio. Uno stillicio? Sì. Perché? Perché? Le ho passate con i nonni. Aia, e non ti diverti mai troppo. E mi sono sfracassato gli organi riproduttivi maschili. Sì. E in più... c'è una notizia che mi era trista e sono in paradura. Io e la Filiberta non siamo più assieme. No, un'altra volta, picchia. Fra l'altro. Cioè, mi ha lasciato lei. Ah, ma perché? Mi ha detto, ti lascio perché ti amo troppo. Ma come? Ma cioè, che senso è? Come se io le dicessi, buona questa torta al cioccolato sopraffine della Val di Poro, ma non la mangio perché mi piace troppo. Cioè, che senso ha? E poi mi ha detto, è meglio se rimaniamo amici. Amici, sto par di paleoliche. Sì, no, ho capito, va bene. No, di paleoliche ho detto. Scusa. Cioè, io cosa me ne faccio della sua amicizia? È come avere una bici saltafosse senza il sellino. Sì, no, è inutilizzabile. Ci dispiace tanto, però insomma, dai, c'è qualche spiraglio, insomma, potete tornare assieme ancora. Vediamo, forse c'è una possibilità. Uno spiraglietto, un sbaccetto. Cioè, ci sta ripensando? Oddio, ancora non lo so. Cioè, nel senso, è successa una cosa. Cosa è successo? È un giorno che pioveva, no? No. E tirava un forte vento. Ma un'altra volta. E mia mamma mi ha detto, vai, perché non vai a fare la spesa e ti prendi su tua cuginetta Gianalberta? Gianalberta. Sì, la mia cuginetta Gianalberta. Va bene, ho detto. Allora andiamo all'Eurospin, no? Sì. Entro, saluto Einstein, gli dico, ehi, ciao Albert. E lui dice, ma no, non sono Albert, sono il Giona. Che salutiamo. Ho detto, scusa, ti ho scambiato. In effetti sei spiccicato al palo Albert. Eccolo lì. E insomma, comunque mi appresto a mettere nel carrello le cose scritte nella lista che mi ha fatto mia mamma. Mi giro e non c'è più la Gianalberta. No, dove è finita? Alberta! Certo. Torno dappertutto. Avete visto una bambina piccola con una testa dei capelli neri? Sì. Fissi! Fissi, nessuno l'aveva vista. Nessuno? Ma inizio a preoccuparmi. Certo, finché arrivo al reparto dell'ortofrutta. Arrivo lì. E dico, ma Gianni, non farlo più, mi stavo preoccupando. Un po' di panico. E la vedo lì, mogia, e teneva in mano una bomba. Una bomba? Bomba. Ho detto, ma Gianna, ma vuoi una bomba? E mi ha detto, sì, voglio la bomba. La bomba, ok. Quale bambina non vorrebbe una bomba? Che, infatti, è proprio... Tu vuoi far felice un bambino? Regalagli una bomba. Esatto. Prendo la bomba, la imbosco nel mio zainetto e andiamo fuori, no? Torniamo a casa, insomma, e la vedo sovrappensiero. La guardo e vedo che fissa una coppietta di innamorati che stanno slimonando e stanno facendo un inizio di petting ai giorni nostri. Se non ci faccio caso, andiamo a casa e guardiamo un po' di televisione e poi iniziamo a giocare con la Lego Kyugo. Ma che giochi bellissimi! A lei gli piace togliere il femore e quando lui suona si cosa il naso. Okay. A un certo punto suona il campanello. Era la Filiberta! La Filiberta che rivoleva indietro l'anellino di finto argento che aveva comprato da Blue Point che mi aveva regalato per San Valentino. Io non avevo il coraggio di affrontarla. Gli ho detto, Gianalberta, per favore, vai tu a ridarglielo. La Gianalberta parte, va giù tutta contenta, gli dà l'anello e vedo dalla finestra che gli regala la bomba. E gli dice, questa te la regala Sandone. Proprio lui. E vedo lei che dice, me la regala Sandone. Io vado matto per le bombe. Vado matta per le bombe. Allora, digli a Sandone che lo richiamerò per ringraziarlo. Hai capito. È da una settimana che aspetto. No. È da una settimana che fisso il mio bombi. Il bombi. Lo fisso
sperando che squilli e vedere l'immaginetta della mia figli e leggere sul display My Little Philly e sentire la nostra suoneria che fa Philly, oh Philly, na 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 na, instrumental. Ma con niente, Galeotta fu la bomba. Sì, la carta. Però. In collaborazione con AutoZai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.